Presidente, la Commissione parlamentare antimafia, che idea si è fatta di questa mostra? Ma di una terra che certamente rispetto ad altre realtà dell'Italia non soffre di una presenza autoctona di mafie e neanche di penetrazioni e insediamenti da parte di mafie originarie di altri territori, ma che tuttavia è oggetto di incursioni e di infiltrazioni sia da parte della Camorra, per la parte, soprattutto per la provincia di Isernia, sia da parte delle mafie foggiane, soprattutto per il Basso Molise. E quindi come tale non va abbassato il livello di guardia, che del resto abbiamo registrato essere attento da parte di tutte le istituzioni, le prefetture, le forze di polizia e la magistratura. E soprattutto non deve essere abbassata la guardia da parte dei cittadini, da parte degli imprenditori, da parte dei professionisti, degli sportelli bancari, di chiunque cittadino noti qualcosa che non lo convince e che si può fidare a denunciare alle istituzioni di questa regione. L'attenzione passa attraverso la presenza delle istituzioni sul territorio e il Molise a rischio di perdere la Corte d'Appello e tutti i correlati. Ci auguriamo che non si abbassi il livello di guardia e quindi non si abbassino neanche le presenze delle istituzioni. Non si abbassi il livello di guardia perché c'è anche un rischio usura che si può esercitare. Ma durante le crisi economiche sappiamo bene che tutti gli operatori economici sono esposti anche a questo, come lo sono le famiglie che si trovano in difficoltà economiche. Sappiamo che anche questa terra ha sofferto e soffre delle conseguenze della crisi, non abbiamo rilevato particolari criticità da questo punto di vista, ma anche su questo c'è, come dire, una realtà sociale ed economica che ha bisogno di essere accompagnata, proprio perché, come sappiamo bene, le organizzazioni criminali, quando ci sono delle fragilità, se non ce ne facciamo carico come istituzioni, come rete di solidarietà, finiscono per diventare oggetto delle loro attenzioni. Presidente, la presenza di tanti collaboratori di giustizia che ci sono stati anche nel corso degli anni, ecco, può essere un pericolo, come la vedete? La vedete come un elemento di pericolo o come una prospettiva, tra l'altro, anche di controllo maggiore? Ma i collaboratori di giustizia sono preziosissimi. Se non ci fossero stati non avremmo raggiunto sul piano giudiziario i tanti risultati che abbiamo raggiunto in questi anni. Sono tuttavia persone che vanno monitorate e sappiamo bene che questo avviene. Da questo punto di vista, se possono rappresentare un rischio, ma come diceva lei, rappresentano anche un'opportunità di maggiore controllo del territorio da parte delle forze di polizia. Che ci siano stati tanti testimoni, anche tanti collaboratori in questa terra, è il segnale del fatto che qui ci sono meno pericoli che altrove e bisogna però stare attenti che a sua volta questi non vengano creati. Ma, ripeto, l'avvertenza non manca. Grazie.